calibrazione alla telecamera frontale, andiamo ad applicare le nostre graffe, posizioniamo il bersaglio con la bolla in maniera tale che abbiamo una misurazione più precisa possibile, abbiamo posizionato la struttura con il display 4K di fronte al veicolo, non ci siamo preoccupati più di tanto di centrare il veicolo perché il computer sistemerà la regolazione. Vado ad accendere i miei metri laser. E vado a puntare di fronte alla graffa in maniera tale che avrò sia da una parte che dall'altra la regolazione. A questo punto entro in diagnosi, sono entrato già con la targa del veicolo, così ho semplificato, scelgo la calibrazione della telecamera frontale dove abbiamo il problema. Qui abbiamo, chiaramente è stato sostituito il parabrezza e quindi necessita di calibrazione, procedo, mi dice di posizionare la struttura tra 877 e 1050 mm. Procedo con il posizionamento. In questa maniera io ho la visione immediata di quello che sta succedendo, mi avvicino alla struttura. Ok, vado a centrare. Sono 980 da questa parte e 975 dall'altra. Avete visto, ho solo avvicinato da solo la struttura. Procedo e a questo punto mi chiede il centraggio del veicolo, perché in questa maniera ho sia il centraggio con la telecamera e il mio riferimento e la distanza del veicolo. Quindi vado a fare le misurazioni. Vedo che siamo a 319 mm, lo vado a inserire. 319, la distanza la leggo sul metro laser è 982, passo sul lato destro. 255. Allora, 255. 977. Chiaramente non ho centrato il veicolo perché vedete che le distanze dal centro del display sono diverse, ma non è un problema perché ora il computer, confermando, mi andrà a creare l'immagine corretta per il posizionamento del veicolo. Ecco fatto. A questo punto mi viene chiesto di portare il pannello a 130 centimetri. Il mio telecomando, possiamo fare così, guarda, scusa, così lo facciamo vedere bene anche in camera. Quando arrivo a 130, ok, ho posizionato il target nella posizione corretta, non mi resta che accendere il quadro. Chiaramente procedo. A questo punto entreremo in diagnosi, chiaramente nella centralina della telecamera. Sono in diagnosi, verifico che non ci siano ulteriori guasti. Vado in regolazione, calibrazione della telecamera frontale e faccio avvio. Mi vengono chieste le condizioni preliminari per la regolazione, procedo, sta eseguendo la prima regolazione. Come vi dicevo, la regolazione della prima, ora sposta, mi chiede di spostare a 2,5 metri il pannello, in questo caso rimpiccioliamo soltanto l'immagine come se avessi spostato il pannello, sta facendo la seconda regolazione. Mi dice di spengere il quadro e premere ok. Spengo il quadro, così andiamo a verificare. Power latch,
mi chiederà poi di riaccendere il quadro e vediamo se la regolazione è avvenuta con successo. Quindi accendo il quadro. Ok. Regolazione terminata con successo. Quindi in molto poco tempo ho eseguito la regolazione della telecamera. Per sicurezza vado a verificare anche i valori e vado a verificare i gradi radianti dell'angolo di rollio, telecamera calibrata, imbardata e orizzontale. Come vedete, con l'originale Fiat spesso non ho un valore sul rollio di millesimi di radiante, ma arriviamo anche a decimi. Quindi abbiamo messo un decimo del tempo per posizionare il veicolo e con il Digital ADAS abbiamo già concluso l'operazione.